Avete mai visto come viene mossa una piattaforma petrolifera? Allora, se volete vedere come viene mossa una piattaforma petrolifera, non mi ricordo il sito, ma basta che mettete moving, roll e poi mettete normally. Cercate le immagini che escono sul motore di ricerca e la trovate su. Comunque, ora ve lo dico io, la piattaforma petrolifera. Cioè, dovete immaginare che una piattaforma petrolifera è una torre, qua sopra c'è sta una torre, altissima e pesantissima, comunque qua sotto ci sta della cosa per cui questa è semi-galleggiante, può essere fatta in modo che sia galleggiante, poi quando viene portata in posizione viene fatta in modo che venga calata sul fondo, comunque stiamo parlando di roba che è alta 200-300 metri. Pesa centinaia di migliaia di tonnellate, non voglio di milioni di tonnellate, non voglio di però pesa parecchio. E in Norvegia le costruiscono, anche perché siccome hanno il petrolio a largo della Norvegia non conviene portarle da lontano, però devono essere mobili, poi una volta in sede vengono, diciamo, piano piano fatte adagiare sul fondo e si. E devono essere mobili perché? Perché io mica le posso andare a costruire a 200 km offshore, le costruisco nel porto e poi me la porto. Ora in Norvegia i porti spesso stanno alla, diciamo, questo è un fiordo e il porto sta qua, quindi per portarla fuori da qua non è un'operazione particolarmente semplice, e comunque questa qui viene spostata con un certo numero di rimorchiatori. Allora vediamo in proiezione dall'alto, questa è la piattaforma, voi avete qualcosa come 7-8 rimorchiatori, qualcosa del genere. Vabbè, l'ho fatto un po' di meglio, vabbè, significa 13. Ok, ci sono questi 8 rimorchiatori che con un cavo lungo 100-200 metri, anche di più, 100-200 metri, sono collegati a questa piattaforma. Allora, e la tirano. Ora, perché i rimorchiatori si dispongono a ventaglio? Questo mi sembra evidente. Per non intralciarsi l'uno con l'altro. C'è una perdita di efficienza, però compenso sono 8. Poi però c'è un nono rimorchiatore che tira esattamente la parte. Perché? Perché quell'altro ci vuole quell'altro? La risultante di, diciamo, questi 8 tirano, applicano una forza, la risultante di queste forze mi fa andare là più o meno la piattaforma in su. E poi a questo punto ci metto un rimorchiatore che la tira in giù. Giù e su, visto dall'alto, in una certa direzione. Poi ci metto un rimorchiatore che tira contro, rema contro. A che serve quel rimorchiatore? Direi quando guidate la vostra di macchina, se il freno non piglia siete contenti? Mica tanto. Cioè, immaginate che questo a un certo punto deve frenare. Allora, questi si possono anche fermare, ma la piattaforma, se non ci sta nessuno che la tira dietro, continua ad andare. Quindi quello frena. Non solo, ci sta anche un altro motivo. Se il rimorchiatore, diciamo così, di sinistra, che tira verso sinistra, a un certo punto accelera, per sbaglio, insomma, accelera un po' di più di quelli di destra, o viceversa, che succede a questa piattaforma?
comincia un po' a oscillare, cioè se tira un po' più a destra comincia a andare un po' più a destra. Avete mai avuto problemi col carrello della spesa? Se le ruote di sinistra e quella di destra non sono perfettamente, hanno la stessa efficienza, il carrello va un po', diciamo, c'è un termine tecnico, mi ricordo come si chiama, scala un po', sempre da una certa parte, voi dovete fare una bella forza. Perché una bella forza? Perché non avete quello che tira in senso contrario, quindi voi dovete cercare di compensare, non solo, se sul carrello c'è molta merce, quindi inizi ancora di più, il problema è ancora più acuto. Quindi questo elemento, questo rimorchiatore qua, conferisce stabilità al sistema. Senza di quello il sistema non è stabile, può, diciamo, facilmente avere dei problemi da un punto di vista di questa mi sembra una buona metafora anche di quello che può essere, che ne so, la società, no? Allora, ci sono delle forze che tirano la società in una certa direzione. Se volete che ci sia stabilità, ci deve stare anche qualcuno che tema conto. Non troppi, perché, diciamo, se per esempio, sempre in questa metafora, magari sappiamo che una dittatura è fatta così, e diciamo, il pezzetto che conferisce stabilità viene sistematicamente, diciamo, messo in galera, e quindi il sistema è altamente instabile, quindi ci sono forti possibilità che si vada a schiantare. Poi ci sono anche altre società, magari io penso un po' più a quella italiana, dove il sistema è di questo tipo, quindi vai a fare la risultante e viene nulla o quasi. Quindi ognuno dirà in maniera assolutamente random. Abbiamo utilizzato, insomma, io non ritengo che queste siano cose inutili, però, diciamo, regali 5 minuti, basta, ne avanti. Ok, torniamo ai vettori, quelli di uno spazio vettoriale. Allora, la situazione è questa qua. Adesso prendiamo uno spazio vettoriale reale su R qualunque, poi prendiamo 1 VK vettori di V e questi genereranno un loro e questo qua lo chiamo V. Quello che cosa so di V doppio? Cosa so di V doppio? Sulla dimensione di V doppio cosa so? Quando è la dimensione di V doppio? Minore o uguale K. Perché minore o uguale? Perché ho detto solo che era uno span, non ho detto che era una base. Se era una base era K, ma siccome non ho ipotizzato che sia lineamente indipendente, è solo un sistema di generatori, abbiamo detto, da quel sistema di generatori posso eventualmente togliere degli elementi che posso generare con gli altri fino ad avere una base di doppio. Quindi la dimensione di V doppio è minore o uguale a K. Però è finita. Quindi V doppio siamo sicuri che ha una dimensione finita. In tutto questo V non dovrà avere per forza dimensione finita. Questo per ora è una notazione, poi a tempo debito ci tornerà. Andiamo adesso a prendere un vettore V di V qualunque. E diamo la seguente definizione, che per ora non è neanche ben posta. Poi vi spiego cosa significa che non è. A priori non è ben posta, lo è soltanto a posto. Si dice proiezione di V
vettore proiezione su un doppio di V tale che la lunghezza di V doppio meno la sua proiezione, cioè la norma, è minore o uguale della norma di V meno V doppio per ogni V doppio. Cioè l'idea è, io questi vettori qua c'è l'origine, questo è lo spazio V doppio, chi è la proiezione? No, questo sarà la proiezione su V doppio di V, cioè il vettore diciamo, scusate, appartenente a V doppio vettore appartenente a V doppio, cioè l'idea è io voglio ricostruire V doppio, V scusate, con i vettori di V doppio grande. Allora i vettori di V doppio grande purtroppo non mi consentono di ricostruire V, di avere V. Se V stava dentro V doppio grande, allora qua ci metto V, qua mi viene il vettore nullo che ha lunghezza 0, è automatico che la proiezione è V stesso, secondo questa definizione. Ma in generale V non starà dentro V doppio, allora io qua non ci posso mettere V al posto della proiezione. E a che cosa ci voglio andare a mettere? Ci voglio andare a mettere quel vettore che se non è V ci si avvicina il più possibile, nel senso che la differenza deve avere lunghezza minima. Lunghezza minima rispetto a che? Rispetto a qualunque altra differenza. Se io prendo un altro vettore V doppio qua e faccio un'altra differenza, quella lunghezza mi deve risultare più grande. Perché non è ben posta questa a priori questa definizione? Ci sono cioè varie cose per controllare che la definizione vada bene già come definizione. Perché? Io ho detto il vettore che rende minima questa differenza, questa lunghezza. Mettiamo, se ce ne fossero due di vettori che rendono minima quella lunghezza, quella differenza, quale vinco? Quindi c'è un primo problema se quello è unico. Ma addirittura c'è un problema più grande se esiste. Io voglio minimizzare cosa? Voglio minimizzare questa funzione qua. Questa è una funzione fissato V, è una funzione del vettore V doppio. È una funzione che a V doppio associa un numero reale. Allora, ovviamente è una funzione maggiore o uguale di 0. Però, tutte le funzioni hanno un valore minimo? No, per esempio, pensate alla funzione e alla x su tutto r. Ce l'ha il minimo? La funzione e alla x su tutto r. Oh, questa è una domanda. Ce l'ha il minimo? Quando dovrebbe essere il minimo? Dovrebbe essere 0. Ma 0 non viene mai raggiunto. L'esponenziale per x che tende a meno infinito tende a 0. Quindi, quando io scrivo così, sto dicendo due cose che a priori sono arbitrarie. Primo, bisogna vedere se quel vettore esiste. Secondo, bisogna vedere che effettivamente è unico. Ok? Allora cominciamo a vedere qualcosa. Allora, cominciamo a fare proposizioni. Diciamo ipotesi come sopra.
cioè Q è spazio vettoriale reale, Q1, Q K, Q doppio, eccetera, eccetera. Allora, norma di V meno W0 è minore o uguale di norma di V meno W per ogni W appartenente a W grande se e solo se V meno W0 scalare W è uguale a 0. Però cioè qua devo scrivere sia W0 un elemento di W grande. Prendi, fissiamo W0. Allora magari se sono fortunato ho trovato quello la, chi è quello che soddisfa questa disuguaglianza, però la proiezione ne fisso uno a caso, W0. Allora dico che quella disuguaglianza che mi viene richiesta, cioè che la, la distanza tra V e W0 sia minima, quando è verificata? Quindi sia minima, quindi vado per ogni W appartenente a W, no? Se e solo se V meno W0 è ortogonale a tutti i vettori di V. Allora, dimostrazione. La prima osservazione è che V meno W0 in norma è minore o uguale di una norma di V meno W per ogni W appartenente a W, cioè vale questa disuguaglianza se e solo se che cosa? Questi sono, diciamo, la norma di qua e la norma di là, sono vettori o numeri? Questi che sono? Questo che è? È un vettore? No, è un numero. Norma, cioè lunghezza di... Sono numeri? Le norme come sono fatte? Sono numeri? Non nega? Negativo. Quindi se io faccio il quadrato è la stessa cosa, quindi questo se e solo se allora, quindi devo avere questa disuguaglianza sempre per ogni W doppio appartenente a W. Attenzione che in generale vale l'indicazione solo da sinistra a destra, qua vale il se e solo se perché stiamo parlando di numeri positivi. Cioè 2 è minore o uguale di 3, se e solo se 4 è minore uguale di 9, però scusate, vale sì, ma per esempio meno 4 è minore o uguale di 3, se remo al quadrato la disuguaglianza non è più vera, quindi vale in realtà solo da destra a sinistra. Da sinistra a destra, meno 4 meno uguale di 3, ma 16 non è meno uguale di 9. Quindi qui vale il se e solo se, solo perché stiamo parlando di numeri maggiori o uguali di 0. Sia a sinistra. Oh. Però le norme al quadrato chi sono? Sono il prodotto scalare di un vettore con se stesso. Quindi qua posso scrivere se e solo se V meno V0, doppio 0, scalare V meno W0 è minore o uguale
meno V doppio scalare V meno. Questo deve valere sempre per ogni V doppio appartenente a quindi questa è una prima osservazione. Adesso fatemi cancellare l'altra lavagna e continuo qua. Iniziale, cioè trovare questo, trovare questa che vale questa disuguaglianza sempre, equivale a trovare questa disuguaglianza sempre. Adesso supponiamo, adesso facciamo, separiamo i due ragionamenti, cioè supponiamo che V meno V doppio 0 scalare V doppio faccia sempre 0. Supponiamo che sia vero questo. Allora andiamo a fare V meno V doppio 0 scalare V meno V doppio, scusate, scalare V meno V doppio. Questo lo posso scrivere come V meno W0 più W0 meno V scalare V meno W0 più W0 meno W. E qua sviluppo, ricordate che il prodotto scalare è come se fosse un prodotto, però poi rimane sempre, rimango sempre livello del prodotto scalare. Questo pezzo immaginate chiamatelo X, questo pezzo chiamatelo Y. Sono sempre vettori, sto usando le lettere x e y perché se uso altre lettere tipo q e omega è peggio. X e y, abbiamo x più y scalare x più y. Allora, come si sviluppa? Quando vado a sviluppare devo fare x scalare x più x scalare y più y scalare x più y scalare x. Allora, x scalare x fa v meno w0 scalare v meno w0 più x scalare y e y scalare x sono uguali per la simmetria, quindi qua viene più due volte v meno w0 scalare w0 meno w. E qua mi viene più w0 meno w scalare w0 meno w. Ora questo qui appartiene a w perché w0 è un elemento di w, w pure, quindi sta sempre in W doppio grado. Quindi tutto questo prodotto scalare qui, io sapevo che il prodotto scalare di V meno W doppio 0 con un qualunque elemento di W doppio, quindi anche con questo, deve fare 0. Quindi cosa mi rimane? Mi rimane la norma di V meno W doppio 0 al quadrato più la norma di W doppio 0 meno W doppio al quadrato. Ma queste sono norme al quadrato, quindi sono dei numeri non negativi. Quindi se ce ne tolgo uno, ho scoperto. Cosa ho scoperto? Questa era V meno W doppio norma al quadrato. Alla fine sono arrivato a V meno W doppio 0 norma al quadrato. E quindi, se W0 ha questa proprietà, se W0 ha questa proprietà, allora effettivamente è il vettore che minimizza questa distanza al quadrato. Ma ho già osservato prima che minimizzare al quadrato, minimizzare senza quadrato è la stessa cosa, perché si sta parlando di numeri positivi, non negativi.
Vediamo i viceversi. Quindi supponiamo adesso ora che v meno w0, posso scriverci al quadrato, sia meno uguale di v meno w per ogni w appartenente a v. E qua c'è anche. Allora, prendo W, qua ragiono come faccio con Cauchy Schwarz, cioè prendo W del tipo prendo un vettore, lo chiamo U, W0 più lambda W. W è un vettore generico di W. Allora andiamo a fare, allora questo vettore chiaramente sta in W grande pure lui, perché questo sta in W, questo sta in W, la combinazione di Einstein. Adesso andiamo a fare v meno u norma al quadrato. Da una parte io so che questo è maggiore o uguale di v meno w0 norma al quadrato. Per quale motivo? Questa disuguaglianza valeva per ogni vettore di w, anche questo è un vettore di w, quindi anche qua ci posso mettere anche u. Però questo che cos'è? Non è altro che v meno w0 meno w0 più lambda w meno lambda w scalare, vabbè, norma al quadrato. Faccio prima di scrivere. E questo quando vado a sviluppare lo posso scrivere così, come v meno w0 norma al quadrato meno 2 lambda v meno w0 scalare w più lambda quadro w scalare norma. Sì, qua posso scrivere norma W. Allora, qua vediamo un po'. Qui ho un supponiamo che questo sia diverso da zero. Qua si può concludere in tanti modi, però facciamone uno. Allora, fissiamo W. W è uguale a W. Allora, questo che cos'è? Un polinomio di secondo grado in lambda. Noi vogliamo avevamo questa disuguaglianza, questa quantità è uguale a sinistra e a destra, la sottraiamo e scopriamo che quella disuguaglianza equivale a dire meno 2 lambda per v meno w0 scalare w più lambda quadro norma di w quadro, questo deve essere maggiore o uguale a 0 per ogni w appartenente a w. Allora,
io dico che questo è possibile solo se questo pezzo deve fare 0 per ogni W uguale a W grande, ogni W appartenente a W grande. Perché? Perché questa è una parabola in lambda. Questa parabola cosa fa? In 0 passa per 0. Però se questo pezzo non è 0, non stiamo sul vertice della parabola. Allora, o la parabola è fatta così, o la parabola è fatta, la parabola è rivolta verso l'alto, perché questo coefficiente, scusate, qua c'è lambda 4, questo coefficiente è così positivo. Quindi sicuramente in 0, se ci mette, siccome il termine noto non c'è, c'è meno 2 lambda più lambda 4 per certi coefficienti. Allora, due sono i fatti: o questo pezzo qua non c'è, e allora è lambda 4 per una costante, ed è effettivamente, siamo nel caso in cui effettivamente abbiamo minimi 0 e quella quantità è sempre positiva. Altrimenti il vertice della parabola non è 0, e quindi la parabola, essendo rivolta verso l'alto ed essendo 0 in 0, deve per forza scendere sotto 0. Quindi, se preferite, basta, insomma, basta mettere un valore opportuno, oppure basta dire che affinché questa quantità sia sempre maggiore o uguale di 0, bisogna che il discriminante sia negativo. Ma il discriminante chi è? Il discriminante è B quadro meno 4ac. C è 0, quindi B quadro sarebbe questo coefficiente qua al quadrato. Ma allora questo, per essere minore o uguale di 0, l'unica possibilità è che sia uguale a 0. Potete vederlo anche in questo modo. Quindi questo mi dice che V meno doppio 0 scala V doppio deve fare 0, e questo vale per ogni V doppio. Quindi in realtà che succede? Io vabbè, ho finito la mia, diciamo, l'avevo scritto da qualche parte, l'annunciato di questa cosa, cioè trovare la proiezione o trovare un vettore, tale che quello che avanza in ortogonale è la stessa cosa. Quindi quello che io ho detto si può riassumere così: W0 appartenente a W è uguale, diciamo, scriviamo W0 appartenente a W è uguale alla proiezione su W di un certo vettore V se e solo se V meno W0 scalare W fa 0 per ogni W appartenente. Quindi trovare la proiezione, cioè il vettore di minima distanza che sta su W, e tale che quello che avanza rispetto, diciamo, che quello che la differenza rispetto a V sia di lunghezza minima, o trovare un vettore in W tale che quello che avanza sia ortogonale a tutti i vettori di W, è esattamente la stessa cosa. Questo non ci dovrebbe stupire, perché, diciamo, concorda perfettamente con quello che avevamo fatto quando proiettavamo su un vettore, cioè sullo spazio generato da un vettore. Tutto questo ancora non ci dice con certezza che la proiezione ci sia, ok? E neanche che sia unica, cioè non ci dice che un vettore con quelle caratteristiche esista, e neanche che sia unico. E adesso veniamo invece a, diciamo, a un caso in cui è facile vedere che la proiezione
diciamo, è ben definita e nel quale abbiamo anche una formula per la violazione stessa. Quindi adesso abbiamo V spazio vettoriale su R. Adesso V1 VK sono contenuti in V. E qua aggiungo l'ipotesi A2 A2 ortogonali. Ortogonali uso questo simbolo. Che significa 2 A2 ortogonali? Significa che non sono nulli e quando faccio il prodotto scalare V scala V con J viene 0 se è diverso da J. Poi chiamo, allora sono linearmente indipendenti, allora chiamo V doppio lo span di V1 VK, la dimensione di V doppio stavolta quanto fa? Stavolta fa K proprio, perché questi qua sono indipendenti, essendo ortogonali sono indipendenti. Allora, la proiezione su W di V, sia V un elemento di più grande, la proiezione su W di V è data da questa formula. È somma per J che va da 1 a K di V scalare J fra J scalare J. Quindi non è altro che assomiglia molto a quella che dicevamo prima, soltanto che invece di avere un pezzo di quel tipo, ricordate prima c'era W scalare V fratto V scalare V. Stavolta i vettori che stanno in W, che diciamo nello spazio su cui voglio proiettare, sono i Vj, quindi il vettore che sta fuori l'ho chiamato V, quindi fare V scala Vj, fratto Vj scala Vj, Vj. Se il vettore è 1, ma se il vettore, come in questo caso, sono K, non devo fare altro che gli stessi pezzi, lo stesso pezzo ripetuto K volte e poi la somma. Ok? Allora, dimostrazione. La dimostrazione non è difficile. Allora, prima andiamo a vedere che questo è, diciamo, il vettore tale che la differenza lunghezza minima. Cioè andiamo a fare V meno somma per J che va da 1 a K, V scalare VJ fratto J scalare VJ, J, e andiamo a fare il prodotto scalare, allora, questo vettore qua chiamiamolo chiamiamolo V doppio, per fortuna non abbiamo ancora impegnato. Facciamo il prodotto scalare con un certo VH è uno, diciamo, VH è uno di questi qua, H è un indice tra 1 e K. Allora, quanto mi viene? Allora, qua devo usare la linearità, devo fare prima V scalare VH. Poi devo fare meno, anche la somma per la linearità passa fuori, per J che va da 1 a K, qua V scalare VJ fratto VJ scalare VJ, qua c'ho VH scalare VJ, scusate, VJ scalare VH. Quanto mi fa tutta questa sommatoria? Guardate che qua se J è diverso da H viene 0, per ipotesi. Quindi prima c'avevo V scalare VH e poi di tutta questa sommatoria mi rimane soltanto il caso, H è fisso e non si muove, J varia da 1 a K, mi rimane solo il caso in cui J è uguale ad H, quindi qua mi viene meno V scalare VH, sotto viene VH scalare VH e qua viene VH scalare VH. Semplificato, quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che io ho preso questo vettore qua, quello che avanza, cioè quando, chiamando questa proiezione, prendiamo quello che avanza, ho scoperto che quello che avanza è ortogonale a VH. Quindi ho scoperto
fatemi cancellare questo pezzetto e continuo qua. Quindi lo ripeto, W scalar VH è uguale a 0 per ogni H compreso tra 1 e K. E quindi cosa ho scoperto? Quindi questa è effettivamente la, diciamo, V meno quella somma che va da 1 a K scalare VG fratto VG scalare VG VG a la, diciamo, questo norma effettivamente è meno uguale di V meno un qualunque U per ogni U appartenente a W. Non posso usare la lettera W perché l'ho già impegnata. Se non vi piacciono le lettere messe in questo modo, chiamate questo U e quell'altro W. Per quale motivo? Perché abbiamo già dimostrato che se un vettore era tale che sta, questo qua è generato dai Q con J, è ortogonale a V con H, qua ci manca un passaggio, essendo ortogonale a V con H è ortogonale a ogni loro combinazione lineare, quindi qua ci manca un passaggio. Qual è il passaggio? Quindi V doppio scalare U è uguale a 0 per ogni U appartenente forse in effetti meglio chiamarlo un altro modo, che non chiamiamolo W, chiamiamolo Z, come mi pare. Lo chiamo Z, Z, perché il controsenso sta che questo vettore è proprio ortogonale a W, quindi non ci sta in W, a meno che non sia il vettore nullo, no? Quindi forse tra tutte le lettere proprio chiamarlo W non era la scelta. È vero che non sarebbe una contraddizione, però è vero pure che uno la nomenclatura deve... Beh, ma allora se questo è un vettore ortogonale a tutti i vettori di V doppio, vuol dire che quello che avanzava era meno, insomma, che era la proiezione. Quindi effettivamente questo vettore qua va bene come proiezione. Non ho finito, perché devo anche dimostrare un'altra cosa, che se c'è un vettore che ha questa proprietà, diciamo che non cancello più niente qua perché sennò si incasina troppo, cancello l'altra lavagna e che cosa dico? Quindi quella va bene come proiezione, cioè nel senso che quello è un vettore, questo qua è un vettore tale che quello che avanza ha lunghezza minima. Il problema è l'unico, ce ne possono essere altri? Allora dobbiamo dire sia ora a V doppio tale che V meno V doppio, diciamo, chiamiamolo V doppio 0, è minore o uguale della norma di V meno U per ogni U appartenente a V. Allora quella l'avevamo dimostrata, le coerenze, un minuto e poi finito, dai. Allora V meno V doppio 0 scalar VH deve fare 0 per ogni. Io cosa so? So anche che W0 è uguale a somma per J che va da 1 a K di lambda J VG. Non lo so se la formula è quella di prima,
però allora andando a sostituire cosa scopro? Scopro V meno somma per J che va da 1 a K di lambda J QJ scalare VH, da una parte deve fare 0, dall'altra parte fa V meno VH, V scalare VH meno, quando faccio questo prodotto scalare QJ scalare VH fa 0 a meno che J non sia uguale ad H, quindi qua mi viene lambda H H scalare VH. Allora da questa uguaglianza portando dall'altra parte trovate lambda H uguale V scalare VH fratto VH scalare VH. E quindi andando a sostituire trovate che V0, cioè la W0, quello che è la proiezione, ha esattamente la stessa formula di prima. Cioè cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se prendo questo come W0, allora V meno W0 scalare VH fa sempre 0. Viceversa, se prendo un W0 generico e impongo questa relazione, alla fine esco fuori esattamente con la formula di prima. Quindi quello è l'unico vettore tale che quando faccio la differenza V meno W0 scalare VH viene sempre 0, cioè è l'unico vettore tale che V meno W0 sia ortogonale a tutti i vettori di W. Essere ortogonale a tutti i vettori di uno spazio, essere ortogonale ai vettori della base è la stessa cosa, perché se sei ortogonale ai vettori della base sei ortogonale a tutti i vettori dello spazio, viceversa se sei ortogonale a tutti i vettori dello spazio in particolare sei ortogonale anche ai vettori della base. E a questo punto quello è il vettore tale che quello che avanza alla lunghezza minima, cioè quello che abbiamo chiamato proiezione. La dimostrazione è completa. Capisco che è un po' articolata, però diciamo dal mio punto di vista cercare di capirla in questo modo rende in futuro le cose più semplici. Cioè abbiamo 3 minuti, ho solo il tempo di discutere quello che abbiamo fatto. Allora, attenzione, perché qua il succo è la parte più importante di tutto. Dice, io voglio proiettare, cioè cosa voglio fare? Voglio cercare di trovare un vettore che si avvicina il più possibile a V. Quello che avanza deve avere lunghezza minima. Già abbiamo visto più volte che quello che avanza a lunghezza minima quando è ortogonale, quando c'era un solo vettore era ortogonale alla retta di quel vettore. Nel caso, in questo caso qui, deve essere ortogonale a tutto W, cioè allo spazio generato da questi. Questo vettore potrebbe esistere, potrebbe non esistere, a priori noi non lo sappiamo. Qui abbiamo risposto al problema dell'esistenza di unicità in un caso particolare. Se lo spazio era generato da vettori ortogonali, cioè se W invece di prendere i vettori generici, allora quando era 1, vabbè, era 1, è un sistema che è fatto da un vettore non nullo, per forza sono due ortogonali, perché 1 c'è e 2 non li prendete mai, e quindi andava bene quella formula che abbiamo fatto un'ora fa. Quando invece sono K, se per caso risulta che questi K sono a 2 e 2 ortogonali, allora non solo la proiezione è ben definita, è quel vettore là e ci abbiamo pure la formula. Qual è la formula? Questa qua. Chiaro? Quindi esiste un unico vettore che mi dà, diciamo, la differenza minima rispetto a V di lunghezza minima, e ha questa formula qua, e l'abbiamo verificata in tutti i modi possibili e immaginabili. Allora la domanda a questo punto dovrebbe essere: ma e se la base non è ortogonale? In realtà la risposta è molto semplice. Se la base non è ortogonale, dal punto di vista dell'esistenza di unicità non cambierà nulla, perché faremo vedere che si può sempre ricondurre, cioè se abbiamo una base di un sottospazio di dimensione finita possiamo sempre ricondurla a una base ortogonale. Quello che quindi la proiezione a quel punto
sarà stabilito che esiste ed è ben definito, cioè quel vettore lì c'è ed è unico. Quello che l'unica cosa che cambierebbe è che se la base non è ortogonale, questa formula non vale. Non possiamo faremo degli esempi, faremo vedere che se proviamo a applicare quella formula non esce nulla di significativo. Quindi in realtà è quasi un cane che si morde la coda, però in realtà si esce da tutto questo, cioè uno dice se la base non è ortogonale come fai a ortogonalizzarla? È proprio con le proiezioni qua. Prendi il primo vettore, poi il secondo proietto sul primo, ci togli il pezzo della, ci togli la proiezione e vedi quello che avanza e così via. Ok? Quindi la proiezione esiste sempre. L'unico problema è che questa formula vale solo se la base dello spazio su cui si proietta è fatta da vettori a 2 a 2 8 quantità. Però questo vabbè, mo non posso dirlo per esteso perché ci vuole il teorema di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt, lo facciamo la prossima volta. Un'ultima cosa, dico solo questo e ce ne andiamo. Fate attenzione perché gran parte delle dimostrazioni che faccio, come penso vi sarete già accorti, non coincide con come ha fatto sul libro. Quindi io vi dico quali sono i miei assiomi costitutivi. No, perché questa è una cosa importante, perché ho visto qualche sorrisetto e il sorrisetto si deve spegnere. In questo senso, il problema, voi diciamo, non siete ancora entrati, per una questione spero di tempo, non siete entrati ancora nell'ottica devo capire le cose, devo capire i concetti, e quindi cercate un ancoraggio nella dimostrazione. A me mi sta pure bene, però vi dico subito che questo ancoraggio non funziona, nel senso a me è capitato per lunga esperienza che siano venuti a fare l'esame studenti che avevano studiato un libro, va bene, e questo non è una cosa cattiva, perché per esempio c'erano casi in cui lo studente era lavoratore e non c'era il part time, allora come faceva? Dove doveva studiare? Però allora io che faccio? Faccio un piccolo scuotimento dell'albero, cioè nel senso, tu mi riporti tutte le ipotesi che stanno scritte sul libro, mi dice tutto in maniera giusta, mi dice tutto bene, fino a che non ti cambio mezza libro. Allora io ti cambio mezza libro e vedo che succede. Vedo, l'hai capito o non l'hai capito? Allora, il fatto di avere due dimostrazioni, allora, io non dico di, anzi, il libro è un utilissimo punto di riferimento. Uno, nell'ipotesi migliore, dovrebbe aver capito quello che ha fatto a lezione, ha pure il web dove rivederlo, e poi va a vedere quello che sta sul libro, deve capire pure là, se no le cose non si trovano. Se ha capito, ha capito. Quindi deve poter seguire il ragionamento. Se il ragionamento non funziona, è meglio vedere dove si ingrippa il ragionamento piuttosto che cercare di mandare una dimostrazione anche lunga a memoria. È chiaro? Perché se io riesco a cominciare a l'algebra lineare, questa parte qui si chiama algebra lineare ed è una cosa semplicissima se capite certe cose fondamentali, è un fatto, diciamo, però se non la capite ci potete sbattere in 40.000 modi e vi sembrerà sempre un cane che si morde la coda, e non è così.